Chissà invece come l'ha fatto Luca Regnicoli il Capodanno, nonostante la Coppa. Io peggio di Grignani, no, scherzo. No, fortunatamente quest'anno ho avuto un matrimonio, quindi una doppia festa. Sì, eh? Sì. Poi chiediamo a Maddalena. Nel frattempo sì, però... Sì, era con me, quindi abbiamo detto, sono tranquillissimo. Abbiamo detto che anzi salutiamo, poi le inquadriamo anche perché è dietro le quinte che lo sta marcando stretto, perché chiariamo anche perché il soprannome Bobo ti viene perché tu notoriamente sei sempre stato il re delle veline, insomma. No, assolutamente no. questo soprannome me lo diede Gianni Monsignori ai tempi della Ponte Vecchio, perché mi diceva che ero come Bobo Vieri, magari un decimo di come Bobo Vieri. Vieri a livello di veline? Ma in generale, ma un po' tutto, sia fuori che dentro. Vai Saba. Io dicevo fuori o dentro il campo, il decimo di Bobo Vieri. Però senti, Grignani no, però so che tu sei un grandissimo estimatore di Gigi D'Alessio, guardiamoci perché. Le nostre vite sui capelli e gli occhi. Immaginato un figlio. Tu disegnavi pure il tuo profilo e poi strappavi il foglio. Non dirgli mai di com'è stato bello quella notte al mare. Dietro una barca aspettavano stretti che arrivasse il sole. No, complimenti, davvero un applauso anche per te, perché veramente... Presidente, se l'aspettavo un cantante così, qui se c'è un karaoke alla Gigi D'Alessio, un karaoke partenopeo, soccorso di Magione, c'è Luca Regnicoli, insomma può farlo tranquillamente. Beh, quando lui sarà fuori squadra potrà fare tutto quanto. Sì, eh? Abbiamo visto che altri potenziali piacciono. A breve, quindi, può succedere a breve? Deve stare molto attento, sì. Io credo, Stefano, se ce lo confermi, che se si dovesse presentare con quel pantaloncino corto che aveva nel video, insomma con quegli strasso giù di lì, credo che rischierebbe davvero di finire fuori squadra. Farsi probabilmente ce lo metterebbe. Ce lo metterebbe, sì, sì. Ok. Nel frattempo, invece, prima della finale di Coppa, Luca Regnicoli ha studiato però una maglietta che gli ha portato fortuna. Guardiamoci la maglia, eccola qua. Vuoi spiegarci il perché? Non segno mai. Ma guarda, questa maglia l'ho fatta subito dopo pranzo, perché per la finale di Coppa abbiamo pranzato tutti insieme, cosa che di solito non facciamo mai. E le carote ti hanno dato questa? Le carote, no, dopo pranzo mi è arrivato un messaggio di Loris Gambacorta, un mio ex compagno di squadra all'Angelana, che in un derby Angelana-Bastia era, diciamo, un attimo contestato, perché non faceva mai gol, fece questa maglia, e quindi mi è arrivato un messaggio suo dove mi ha detto: prima della finale fanno gol un po' tutti, vedi tu, e quindi mi ha dato lo spunto per fare questa maglia. Fortunatamente ha portato bene. Ma abbiamo ancora almeno una sorpresa in serbo per ognuno dei nostri ospiti. Non ci credete? Allora, intanto guardate questa. Eccola qui, questa, non so Luca se vuoi descriverla tu, questa foto. No, meglio di no, dai. Questa è un Luca Regnicoli, versione Fantozzi, Maddalena è preoccupata, per poco cade dalla sedia, non appena visto questa foto. Sapevi dell'esistenza di questa immagine tu, Maddalena? Ah, l'hai scattata te? Benissimo, quindi stavate come Grignani quando avete fatto questa foto, anche voi. Perfetto. E allora, dopo questa foto a dir poco umiliante, non cambiate canale, restate con noi a Caffè Sport, ce lo dice Luca Regnicoli in thailandese. Prenditi la telecamera di Francesco Scapicchi, ecco, vai tutta tua. Mi pelin tangti. È lunga. No, va bene. Vai, mi pelin tangti. Che a pak prab chi la cafe. Ok. Grazie. E poi c'è un messaggio sempre per lui. Dopo aver dormito poco ad inizio settimana, prima della finale, mia consuetudine prima dei grandi eventi, avevo rifatto un paio di notti decenti. Dopo aver visto l'ultima foto di Bobo, credo che riperderò il sonno nuovamente. Firmato Francesco Farsi. Ed ora dicevamo, per il giro finale siamo a Luca Regnicoli, abbiamo visto qualche immagine improponibile tipo quella di prima, ora invece guardiamoci qualche foto seria, insomma, eccola qua. Io non so in casa Maddalena, ma sta sempre così leopardato in casa, cioè in macchina viaggia con i pantaloncini, con degli strass, in casa sta leopardato così? Bellissimo, veramente, sei il sogno di ogni donna, veramente. Che spettacolo. Questa è un'altra immagine, non so se vuoi descriverci l'occasione. Sì, cena al Veliero. Sì. Io e Francesco De Luca con le relative compagne. Ah, ok. Poi vanno sempre a finire così. Ok, ok, perfetto. Andiamo avanti invece. Questo è il mio cane, cioè Mela. Il nostro cane, sì, Mela. Che ha 8 mesi, giusto? 8 mesi, sì. Okay. Questo è quel simpaticone che ha mandato tutte le foto. E infatti questa facciamo sera un saluto a Francesco De Luca. Ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco. Sei un grandissimo amico.
Grazie. Ci ha massacrato, uno scherzo, però grazie. Almeno ci ha dato una mano nei contributi fotografici questa sera, un grazie speciale.